In principio fu l'aratro a divellere pietre sepolcrali e ammattonati, o resti di ville e mosaici, templi, capitelli, volte. Di scempi se ne tramandano e tracce ve ne sono nella memoria antica di bifolchi e principi, di castelli e palazzi, cuori profani o vescovili. Ancora marmi e pietre testimoni di un tempo sono stati inseriti in edifici spontanei, masserie di contadini o stalle per somari ed animali sobri. Tanta virtù e enigmi a questa terra, nelle sue cose e case, nelle chiese, nei tuguri o nei letti dismessi dalle donne all'alba. Certo, la storia è un lungo interminabile ritorno, ed ora siamo qui, a Colli al Volturno. L'indagine consapevole sulla potenziale esistenza, ivi, di siti archeologici, ahimè, risale solo alla prima metà del secolo scorso, per opera di insigni appassionati, solitari lettori di Tito Livio, Mommsen o Edward Togo Salmon, che amò il Sannio, pur nato a Londra. Hanno studiato indizi, allineamenti, pietre, sassi, resti di mura tra le pecore, epigrafi sbiadite, reperti invenuti nelle arature dietro i solchi dei buoi. Certo, la semina dissemina le tracce. Perciò dalla terra viene il grano e la morte, la vita e la fame, il fuoco, guerra e pane roso dai topi. Domando al mio Virgilio in questo viaggio, Paolo Amodei, chi sono stati i precursori, i rabdomanti che hanno tratto con lo sguardo nel profondo la mappa del creato sotto il suolo e dal tempo radicato. Paolo, chi sono questi diletti spiriti che hanno reso possibile il presente di oggi, che fu il loro futuro? Mi viene da pensare a Don Lucio da Ragozzino, mi viene da pensare a Mario Di Orio, mi viene da pensare a gente che ci ha detto materialmente cose che poi ci hanno fatto riflettere e pensare, tipo per Antonino il Guardiaboschi, Giuseppe La Guardia, mi scorderò sicuramente qualcuno. C'è stata fatta una sintesi quando abbiamo avuto la fortuna che un giovane di Colli, il professore Michele Raddi, è diventato archeologo e ha dato un taglio diverso a tutte queste, a queste passioni, perché ha potuto in qualche modo dargli un taglio scientifico. Infatti è lui lo scopritore della muraglia e lui che sta dirigendo lo scavo a Montetullo, scavo che ha avuto soltanto per questa prima fase un carattere quasi ricognitivo per capire che cosa si potesse ancora fare successivamente con altre campagne di scavo. Poi dopo abbiamo messo in campo tutta una serie di cose
la più importante è stata quella di chiedere al Ministero una concessione per lo scavo. Quindi il Comune di Colli, che si è fatto promotore di questo soldo, ha richiesto al Ministero una concessione che è stata concessa, diciamo, e abbiamo provveduto alla campagna di scavo. Come è stata organizzata questa campagna? Ma è stata organizzata proprio perché doveva essere una campagna indagativa, di studio, quindi una fase quasi preliminare, perché poi anche la pandemia in questo ci ha rallentato, in quanto noi avremmo dovuto scavare già da prima, però non potendo far venire studenti, non potendo far venire università, si è dovuti ripiegare su delle persone che sono venute a scavare, mandate dal comune. E dobbiamo dire anche un'altra cosa, c'è stata anche la fattiva collaborazione di associazioni che erano sul territorio. Voglio ricordare gli alpini della sezione di Colli, che sono stati sullo scavo a dare una mano. Voglio ricordare l'associazione Combat Road di Filignano, che pur non essendo di Colli un'associazione, però cogliendo appieno lo spirito di questa iniziativa, che non è quella di valorizzare soltanto Colli, ma è quella di capire quali sono le ragioni intime. La strada che stiamo percorrendo ha anche un valore storico, archeologico, o è un sentiero casuale? Questa strada è stata fatta di recente, credo sì, dalla comunità montana, voglio dire adesso in esattezza. Essenzialmente queste sono delle piste che furono fatte per valorizzare il bosco dal punto di vista del taglio. Quindi, siccome qua ci troviamo di fronte dei boschi cedui, è ovvio che servire la montagna di strade facilita il taglio e abbatte i costi del taglio, quindi le sezioni possono essere più appetibili alle ditte boschive. Per qualche tratto è stata fatta su sentieri antichi, però diciamo il sentiero antico ce l'abbiamo proprio qua, questo è il punto dove si vede, guarda, se un attimo io mi fermo ti faccio vedere dove sta, perché è visibilissimo. Quella è la strada, vedi? La vedi, si vede, eccola qua sotto. E come mai non si è recuperata la strada antica, non si è recuperato quel tracciato? Dal punto di vista della carrabilità, quindi per mezzi con le ruote moderni, è impossibile recuperare quel tracciato, perché quel tracciato ha delle pendenze proibitive. Per quanto riguarda a piedi, questi sono dei sentieri che sono per la maggior parte aperti, perché noi volontariamente, per amore del territorio, organizziamo delle ripuliture di questi sentieri. Questo non è l'unico, ti faccio vedere questo qui, perché questo qui è un sentiero molto antico, perché innanzitutto va direttamente agli scavi, quindi era molto probabilmente una via di accesso allo scavo, al tempio, all'area sacra, diciamo. Ma qui poche centinaia di metri più sotto, sia come quota sia come distanza, ci stanno delle fonti, delle riserve di acqua. Quindi, siccome questa è una montagna che non ha delle fonti sopra, nella zona alta, almeno adesso, non possiamo escludere che in passato ci potessero essere delle sistemazioni che davano acqua in vari modi, però a mia conoscenza e da quello anche dai toponimi non sembrerebbe che ci fossero delle sorgenti alte che potessero alimentare l'area sacra. Quindi l'unico punto dove potevano facilmente prendere dell'acqua era qua sotto, che poi in definitiva non è così lontano, perché si tratterebbe di un quarto d'ora a piedi per arrivare alle fonti perenni, diciamo perenni, costanti. Come mai proprio non si è andato picco e badile a ripulire il tracciato, a farlo riemergere? In altre parti è stato fatto, cioè, perché questo non è l'unico sentiero, questo diciamo è uno dei tanti sentieri che ci sono nella montagna, importanti. Non parliamo di tratturi semplici, parliamo di viabilità importanti. Qui si incontravano delle viabilità importanti. Qui ci passavano con i carri. Questa qui non credo che potesse essere utilizzata dai carri, anche se molto larga, però più su, dove ancora è conservata bene con i muri a destra e a sinistra,
La larghezza non va oltre il metro e 50. Ho capito. Io penso che questo fosse un tracciato che si adattava molto bene al sistema asino con le ceste, che era un sistema usatissimo qua da noi. Tutte le famiglie tenevano l'asino con la varda, le ceste, dove mettevano la roba, addirittura mettevano pure i bambini quando li portavano nei campi, nelle cose. E quindi diciamo che questo tipo di strade si adatta di più a un traffico da carovana, ecco, che con i carri, insomma. Certo. Forse i carri sì, ve ne potevano essere usati, ma nella zona più bassa, certo, lungo il certo, fiume. Certo. Ma qui non credo che un carro, anche se fosse trainato dai bui, perché il bue era molto usato nel traino, è molto più efficace del cavallo, anche su certo, questi territori. Certo. Però qui, che io possa ricordare, quello che veniva molto usato e che adesso non lo usa più nessuno, forse è stato perso anche il ricordo nelle nuove generazioni, era la traglia. Nella zona di Campobasso fanno dei carri bellissimi in onore di Sant'Anna, a Iersi, così mi viene di pensare, perché li ho visti materialmente, ma forse anche in altre zone, e le chiamano traglie. Noi pure le chiamavamo traglie. Ma qual era la differenza tra la traglia che ho visto a Ielsi e la traglia che usavamo noi qui, che io ho usato io, quindi non è che è un ricordo, è una cosa che ho usato io materialmente. Veniva usata essenzialmente per le cose molto pesanti però basse. E come veniva fatta questa traglia da noi? Quella di Ielsi è fatta tipo come una slitta, cioè proprio delle parti rialzate, per cui sta molto sollevata da terra e scivola sul terreno. Quella che usavamo qui nella zona di Colli, ma non so se, ma penso anche in altri paesi, veniva fatta semplicemente, si trovavano dei tronchi che avessero un V, quindi normalmente si faceva con la quercia, si pigliava una pianta di quercia piuttosto grande, laddove i rami formavano un V veniva tagliato, e quindi che succedeva? C'era la V, tagliavano questa parte qui, qui e qui, e quindi qui ci mettevano un chiodo di ferro molto grosso, un chiodo grandissimo, seppato, erano dei chiodi battuti a fuoco, quindi erano bellissimi, fatti a goccia, con l'anello già messo dentro. Quindi qui mettevano il chiodo con l'anello e lungo la V mettevano gli assi, e quindi avevano fatto una slitta bassa. Era una slitta a piano terra che si rialzava, se il tronco era alto, che ne so, 25 centimetri, si rialzava 25 centimetri, quindi era molto adatta per ribaltarci sopra le pietre pesanti con delle leve, delle cose. E veniva usata per, quando l'ho vista io, veniva usata per spietrare la terra. Quindi due mucche con una catena tiravano, quella scivolava lungo il terreno, e portavano queste pietre sui margini del campo che volevano lavorare. È interessante questo sistema, perché io non so se viene usato in altre porte, sicuramente, però è interessante perché ci fa capire, ci può far capire anche come sia stato possibile realizzare i muri in opera poligonale di blocchi così grandi. Cioè, molto probabilmente usavano, non dico la traglia, per quei grandi blocchi che sono la metà di questa macchina, i più grandi, però usavano dei sistemi simili, leve, scivoli e compagnia bella, e le portavano da monte a valle su un piano inclinato essenzialmente, perché noi li vediamo alti e pensiamo come le hanno alzate. Però è chiaro che dietro c'era un terrapieno e la pietra veniva fatta scivolare lungo il terrapieno, veniva messa in opera, tu da sotto la vedi che sta a 5 metri, ma in realtà quella è stata messa a piano di terrapieno, quindi è stata essenzialmente messa a quota zero, poi riempita la terra, un'altra quota zero, mette un'altra pietra. È una tecnica che viene fatta normalmente anche dai contadini per fare i terrazzamenti agricoli, quindi niente si è inventato, tutto è frutto di un'esperienza.